Vincere in casa ha sempre un sapore particolare, ma vincere anche mettendosi dietro il campione uscente è una doppia soddisfazione. È quanto è successo al vincitore della 14ª edizione della Colle Marathon, che domenica scorsa si è disputata nello splendido scenario che si gode dalle colline di Barchi, da dove avviene lo start, fino all'arrivo a Fano, nella Marina dei Cesari. Andrea Gargamelli, di Mondavio, della SEF Stamura, sale quindi sul podio più alto, dopo che negli ultimi 2 chilometri ha battagliato con il marocchino Yawad Zain, della LBM Sport Team, vincitore lo scorso anno, distaccandolo all'arrivo di oltre 2 minuti. Terzo, un altro atleta della LBM, Giuseppe Minci. Un'edizione questa ad alto tasso spettacolare che ha infiammato i cuori degli appassionati e riempito d'orgoglio quello degli organizzatori. Penso che sia unica in tutto quello che è successo, perché visto che ha vinto anche uno dei nostri è stata una bella festa, una bella apoteosi finale, perché vedere un arrivo così bello, due che si sfidano e vince uno dei nostri, è stato un gran piacere, quindi è stata una bella cosa. L'impegno è tanto, la fatica è tanta, però insomma è tutto ricompensato dall'accoglimento del pubblico e della città. È vero, sì, perché c'è tanto lavoro dietro la maratona. Infatti volevo ringraziare tutti i volontari, la grande coesione con le istituzioni, la città di Fano, il sindaco, la presenza delle associazioni, la Proloco, le forze dell'ordine, i vigili di Fano. Qui c'è stata la grande unità del territorio, dove insieme abbiamo fatto un grande evento che nel panorama internazionale è molto difficile organizzarla, quindi l'aiuto di tutti è stato fondamentale nella 14ª edizione, che poi è stato un finale bellissimo. 1021 partenti, di cui ben 990 hanno tagliato il traguardo. Una sfida per tutti, però, non solo con gli avversari ma anche con le alte temperature della giornata, che hanno segnato il passo dei corridori senza però penalizzare lo spettacolo. Nella categoria donne, con 2 ore 58 minuti e 24 secondi, al primo posto taglia il nastro Ilaria Acciardi, dell'Atletica Reggio. Al via anche il ciclista in carrozzina Luca Panichi. L'arrivederci a tutti per l'anno prossimo.